Siamo stati in pausa estiva, siamo tornati ormai da più di un mese, abbiamo ripreso tutte le attività di Together, sono già successe diverse cose e oggi siamo qui per raccontarvi in particolare di una nuova iniziativa che sta per nascere, quella del Together Theater. Matteo si è visto coinvolto in numerose presentazioni per spiegare a tutti gli assenti quello che vorrebbe diventare ed è per questo che siamo qui con il fantastico Matteo. Ciao. Che oggi ci parlerà di questo nuovo progetto. Vuoi raccontarcelo un po' meglio? Sì. Il Together Theater nasce appunto come estensione del concetto e della realtà di Together al mondo del teatro. L'obiettivo è quello di creare una community di artisti del teatro, quindi parliamo di figure quali attori, registi, scenografi, sceneggiatori, costumisti, scrittori e quant'altro, che si mettono insieme per autoprodurre progetti teatrali. Esistono diversi gruppi di amici, di professionisti che si mettono insieme e producono uno spettacolo, come esiste una persona che si autoproduce un workshop, ma ciò che ancora non esiste è unire tutti questi gruppi. Oggi 27 settembre da Together nasce il Together Theater e qua dovrebbe scattare. Come funziona il Together Theater? L'iscrizione alla community è molto semplice, basta andare sul sito di Together, www.togethernetwork.org, andare nella sezione Projects e selezionare il Together Theater. Si aprirà quindi una nuova sezione del sito dove al momento è possibile iscriversi alla community specificando la propria figura teatrale, il proprio livello di esperienza, dati anagrafici quali nome ed età e una parte dove è possibile descrivere la propria esperienza teatrale e allegare book fotografici o showreel. Un altro degli obiettivi del Together Theater, che sarà poi raggiungibile con degli sviluppi futuri del sito, sarà quello di mettere a disposizione ai membri della community del Together Theater un database di artisti. Immaginate di avere un'idea, magari di uno spettacolo, e non avete a disposizione tutti gli attori, non avete il regista, lo scenografo, e potrete a quel punto mettervi in contatto, organizzare dei provini dentro casa e far sì che il progetto abbia luogo. Magari lei fa teatro comico, magari te lo fa drammatico, magari biomeccanico e quant'altro. Cerchiamo di contaminare queste idee, cerchiamo di far nascere un qualcosa che non sia per forza di una tipologia, o quantomeno cerchiamo di levarci da quello che pensiamo sia giusto. Vai avanti. Perché basarsi sull'autoproduzione? Innanzitutto l'autoproduzione è un modo di lasciare una community aperta a tutti. Un altro concetto per cui l'autoproduzione può essere la forza vincente di questo progetto è che il primo che deve credere in te sei tu. Quindi se una persona è addirittura pronta ad investire le proprie risorse, il proprio tempo, il proprio impegno per un progetto, vuol dire che realmente crede che questo progetto potrà portare ad un ritorno. Unire tanti gruppi di autoproduzione fa sì che la forza non sia più di un singolo gruppo, di una singola persona, ma di una intera community che si appoggia su un progetto forte quale Together. I ruoli saranno proprio questi. Gli appartenenti alla community faranno partire progetti teatrali quali spettacoli, riunioni, workshop e attività di vario genere. Nel frattempo Together darà un appoggio in termini di struttura organizzativa, pianificazione anche di carattere meno creativo, parliamo di una pianificazione anche economica degli spettacoli e di un aiuto soprattutto in termini di comunicazione. Sarebbe bello utilizzare anche forme innovative che al momento sono non assenti ma comunque poco utilizzate nel mondo del teatro. Avere una contaminazione di idee, una contaminazione di generi e arrivare a questo incrociarsi di competenze, creatività e dar luogo a qualcosa che forse adesso ancora non c'è. Quindi se siete degli attori, dei registi, dei costumisti, qualsiasi figura teatrale o semplicemente dei semplici appassionati che vorrebbero intraprendere questo percorso, andate sul sito che conoscete già, togethernetwork.org, nella sezione progetti troverete il theater, vi registrate alla community, da quel punto vi troverete immersi nell'organizzazione di questo nuovo progetto e sarete aggiornati su tutto quello che succederà. Per tutte quante le altre iniziative di Together, ovviamente il sito togethernetwork.org è la fonte principale di informazione. Mettete anche un mi piace sulla nostra pagina Facebook in modo da rimanere costantemente aggiornati su tutte le attività della casa. Questo spero sia il primo video di una lunga nuova stagione, quindi ci vediamo presto con il prossimo.